Salve a tutti, mi presento Claudio Cimmelli, fondatore e amministratore di Egon, che è una, a differenza di Movit, una piccola società, in questo caso italiana, tutta basata al sud Italia. E insomma, colgo con piacere l'invito con Giovanna, col quale c'è una sorta di cosiddetta serendipità. Un po' di anni fa, quando stavo iniziando a lavorare su questo progetto, raccolsi un po' di informazioni, numeri su quello che era il settore della mobilità sostenibile, e ricordo un paio di mail, una telefonata in cui ci confrontammo, e lei mi illuminò su questo fenomeno del carpooling aziendale, sul quale poi con un po' di tempo ci abbiamo ragionato, e alla fine abbiamo deciso di unire alla nostra soluzione di carpooling per privati che stiamo sperimentando soprattutto su eventi di massa. Abbiamo deciso di unire anche questo servizio verticalizzato e specifico sulle aziende, ovvero vedremo nello specifico come funziona. Noi azienda nasciamo nel 2014, siamo molto, molto giovani, nasciamo grazie a un bando, un investimento ricevuto da parte Telecom Italia nell'ambito di un programma di accelerazione. In merito a questo programma abbiamo sviluppato la nostra prima soluzione di carpooling urbano con un'app rivolta agli utenti privati, molto attiva soprattutto su Napoli, la nostra città, nella quale contiamo circa 10.000 utenti in questo momento. Lo scorso anno abbiamo ricevuto un importante investimento economico da parte di Telecom Italia e da parte di il Fondo Sviluppo Basilicata di 360.000 euro. A valle di questa opportunità abbiamo iniziato a lavorare, rilasciando pochissimo tempo fa, una nuova piattaforma dedicata al carpooling aziendale, quindi esclusivamente per gli cosiddetti PSCL, abbiamo spostamenti casa-lavoro. Cos'è la nostra app di carpooling aziendale? Fondamentalmente è un'applicazione mobile, una piattaforma software tramite la quale colleghi esclusivamente della stessa azienda, dopo aver configurato i propri spostamenti quotidiani, quindi in base ai turni di lavoro, anche questi modificabili e configurabili, identificato la sede di afferenza, indicato i principali punti di interesse, casa, palestra, supermercato, insomma i punti di afferenza principali, lo strumento cosa fa? Permette a qualsiasi collega di poter visualizzare sia in una mappa che in una lista per ogni corsa casa lavoro, lavoro casa, tutti i colleghi con orari di lavoro compatibili. L'accesso al sistema è un accesso chiuso, nel senso che noi nel momento in cui chiudiamo un accordo con un'azienda cliente, creiamo per ogni singolo dipendente di quell'azienda un account privato, quindi non permettiamo all'utente della piattaforma di poter vedere quelli che non sono colleghi della stessa azienda o lavoratori di un agglomerato di aziende che inseriamo all'interno dello stesso ambiente. Diamo quindi un codice privato per far sì che tramite mail aziendale e codice riservato l'utente sia certificato essere un dipendente di quella specifica azienda. Appunto, il dipendente in fase di configurazione può inserire le proprie sedi lavorative di afferenza, può indicare gli orari di lavoro abituali sui quali può indicare anche una flessibilità che il sistema considera in questa fase, ovvero una fase in cui per ogni singola corsa lavorativa, in questo caso di questa schermata tratta casa lavoro delle 9 di mercoledì 11 maggio, il dipendente può vedere all'interno di una mappa, in base alla sua posizione, quelli che sono colleghi di lavoro nelle vicinanze, e li può selezionare, può ognuno di questi visualizzare la distanza, i dati personali, le proprie configurazioni. Dopodiché, all'interno di una chat privata, i due possono configurare sia in tempo reale che in maniera programmata, la sera prima io mi organizzo per la mattina dopo, individuando i miei colleghi, posso offrire o chiedere un passaggio, individuando nella fattispecie anche se il mio collega, come in caso di questa della seconda schermata che c'è la macchinina, io posso sapere se quel collega è effettivamente automunito, quindi tipicamente diciamo mette a disposizione la propria auto. All'interno di questa finestra i due possono inviarsi dei brevi messaggi di testo per poter organizzare la propria mobilità, oltre a poter visualizzare, nel caso in cui l'avessero messo a disposizione, il numero di telefono per poter diciamo entrare in contatto. Alla fine di ogni viaggio l'utente può visualizzare il viaggio
accordato all'interno di una lista di viaggi concordati, potendo rilasciare un feedback al proprio collega in modo tale da, come dire, migliorare l'affidabilità del sistema e restituire all'azienda anche dei dati, su quelle che è l'attendibilità del servizio e quindi anche la puntualità, insomma, in termini proprio di affidabilità dei vari dipendenti. Quello che diamo all'azienda è una dashboard web di monitoraggio tramite la quale il mobility manager quotidianamente può visualizzare sia in forma aggregata che in forma puntuale tutti i dati di utilizzo del sistema, nello specifico quali sono gli utenti che hanno inserito delle offerte piuttosto che delle richieste di passaggio. Possono visualizzare i dipendenti che sono più attivi sulla piattaforma, quindi quelli diciamo tra virgolette più virtuosi, potendo all'occorrenza ad operare delle attività, delle iniziative di premialità sui dipendenti stessi, in modo tale da incentivare l'utilizzo del sistema e appunto premiare quelli che sono gli utenti più virtuosi all'interno della piattaforma. Tramite questi dati l'azienda è anche in grado di predisporsi verso la certificazione della diminuzione delle CO2. In che modo? Noi stiamo completando un protocollo d'intesa con uno studio che ci accrediterà al GSE per far sì che i viaggi completati in carpooling tramite la nostra piattaforma possano essere convertiti, come accennava poc'anzi Giovanna, sotto forma di certificati VER. Nel caso del carpooling ad oggi in Italia, i certificati bianchi veri e propri non possono essere rilasciati in merito ad iniziative di carpooling, ma piuttosto possono essere rilasciati dei VER, che sono un poco i fratelli minori dei certificati bianchi, che hanno anch'essi una valenza sia da un punto di vista d'immagine che soprattutto da un punto di vista economico. E su questa in quest'ottica il nostro servizio ha già, diciamo, tutte le carte in regola per potersi eventualmente, sotto accordo con l'azienda, accreditarsi per far sì che si possano rilasciare dei certificati VER in merito ai viaggi completati in carpooling. Io vi lascio tutti i nostri contatti nel caso vogliate approfondire i nostri servizi e vi invito a questo punto, anche se siete rimasti in pochi, a farci qualche domanda di qualsiasi tipo. Forse è quello che non è chiaro come avviene lo scambio, c'è cioè un rimborso, la persona che dà il passaggio. Sì, noi diciamo volutamente per far sì che non venissimo identificati come un servizio di trasporto vero e proprio, abbiamo evitato a tutti gli effetti di inserire l'aspetto monetario all'interno di questo sistema. Questo per quale motivo? Perché Aegon non è un servizio di trasporto, ma è bensì un assistente alla mobilità, è un servizio digitale di informazione tramite il quale i colleghi si incontrano, si possono parlare e si possono organizzare. È un po' come se fosse una chat interna nella quale possiamo scambiarci documenti, inviarci delle informazioni, del materiale, ma non deve essere esclusivamente finalizzata allo scopo del trasporto, proprio perché non siamo assolutamente un'azienda di trasporti, noi siamo un servizio digitale che serve ad incrementare la socialità e la condivisione dei posti in auto tra colleghi. L'aspetto poi monetario può essere opportunamente discusso e concordato tra i colleghi stessi, come diceva prima la signora qui. C'è la possibilità di non chiedere nulla al collega. Io posso dire: non ci sono problemi, guarda, ti do il passaggio tranquillamente, non mi dare niente. Poi magari, trattandosi di colleghi di lavoro, è la coscienza propria che possa far sì che, appunto, come diceva Giovanna, ti offro il caffè piuttosto che ti faccio un'attenzione, o magari ci organizziamo in modo tale che ci alterniamo con l'auto stessa, si entra all'interno di un circolo virtuoso dove ognuno è nodo di una rete di condivisione e idealmente nel tempo c'è un equilibrio al tendere di dare e di avere da parte della community stessa, di colleghi. Un'altra domanda, se l'avete già testato a livello di alcune aziende, ma che numero è di riferimento per aggregare un numero sufficiente di equipaggi? Allora,
Sì, stiamo concludendo delle sperimentazioni con alcune un'area con cui aziende un po' mettersi su d'accordo. tutto il territorio nazionale. I numeri non sono così malvagi, nel senso che più che legati al numero totale di dipendenti dell'azienda è ovviamente la percentuale di utenti attivi. Già con un target di 50 persone attive sulla piattaforma, per attive si intende che abbiano scaricato l'app e che abbiano un'interazione più o meno quotidiana, abbiano configurato i propri turni e ogni giorno, ogni 2 giorni aprano per contattare dei colleghi, si possono già riscontrare dei risultati piccoli ma comunque non trascurabili. Quindi già a partire da 50 dipendenti attivi, vale a dire il 5% di utenti su un'azienda di 1.000 persone, che tra l'altro il 5% è il dato minimo ufficiale di dipendenti che fanno carpooling tramite dei dati forniti proprio da Euromobility. Quelli che fanno carpooling non all'interno di piattaforme, quelli che solitamente hanno dichiarato Cioè, di farò muoversi una insieme a domanda a tutti i colleghi. mobility manager se risulta questo dato. Da noi non è il 5%, Basso? è più basso, sì. È un dato medio, ovviamente, Sì, può essere no, che lo su alcune verificheremo, aziende sia il magari è un 20. modo per capire meglio. Questa era un'indagine fatta non moltissimo tempo fa, che aveva dato questi risultati sull'utilizzo medio. Ovviamente l'obiettivo di avere una piattaforma del genere è proprio quello di incrementarla, questa media. Io magari è probabile che non lo faccio perché non ho un servizio che mi permetta di farlo. Io faccio sempre l'esempio dell'azienda con 2.000 operai, di cui magari non si conoscono molti di questi. Io tramite un servizio del genere posso scoprire che il collega che sta allo stabilimento a fianco al mio abita nel mio palazzo. Io non lo avrei mai potuto scoprire se non tramite un servizio del genere. Altre domande? Io praticamente, lei con la maglietta rosa non mi fa domande perché ho risposto a tutte le domande che ha fatto prima. Il nostro è volutamente un sistema appunto chiuso, e grazie al fatto che il sistema è chiuso noi possiamo fornire anche dati del genere all'azienda, altrimenti non potremmo farlo. Quello che ci proponiamo di fare di qui a breve è riuscire a mettere in rete non tutte le aziende, ma gruppi di queste. Ad esempio c'è Groupama qui vicino, con cui si potrebbe stringere un accordo a valle da parte delle due aziende, dopodiché Allora il numero diventa sottoscrivono l'abbonamento ad Aegon come aggregato di aziende, e quindi in questo caso, dove l'utente configura la sede lavorativa, qui avrà Ispra e Groupama 200 metri più avanti, e lui potrà identificare la sua sede di riferimento. Sì, è quello che abbiamo in testa già da un po'. Sì, stiamo infatti provando ad avviare una sperimentazione con un consorzio di circa 40 aziende in provincia di Bologna, che sono nel raggio di 1 chilometro, sono circa 50 aziende, tutte piccole ma vicinissime, quindi è come se fossero un'unica entità. distretto, quindi Sì, un esatto. distretto. No, ma sicuramente è una buona idea. Va bene, se non ci sono altre domande. Cosa, Sì. per le aziende che aderiscono ci sono quindi dei costi? Allora, al momento noi stiamo distribuendo l'applicazione in forma sperimentale gratuita, proprio per proporre il servizio e far sì che l'azienda possa toccare con mano e verificare l'effettivo vantaggio. Dopodiché, noi diciamo, distribuiremo il servizio sotto forma di un canone annuale per dipendente. Parliamo comunque di cifre tendenzialmente
piccole rispetto a quello che è un budget per qualsiasi altro benefit aziendale, come può essere la mensa, la palestra o roba del genere. Si parla di meno di 1 euro al mese per dipendente, 8 euro all'anno, che per un'azienda comunque opportunamente grande è un costo comunque del tutto, considerando che all'interno di questa cifra sono compresi anche sia la fornitura di dati, di report mensili, e soprattutto il fatto di pagare sì una licenza per un servizio che viene costantemente aggiornato, quindi l'azienda paga per avere un servizio che nel corso del tempo migliorerà e riceverà tutta una serie di evoluzioni che non, per le quali non chiediamo appunto il pagamento, perché è un servizio e non è lo sviluppo di un software che noi distribuiamo. Allora, ho ascoltato la presentazione di Francesco. Insomma, conoscevo un pochettino Moovit. Per quello che posso dire, noi oltre tra l'altro a distribuire anche un altro servizio di carpooling, che è appunto open, pubblico, che è per gli utenti privati, abbiamo disegnato e realizzato questo servizio esclusivamente per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro, quindi è un vero e proprio assistente alla mobilità del dipendente all'interno dell'azienda stessa. Non vogliamo che questa sia l'app con la quale puoi andare anche in discoteca, al pub o al concerto. Questo lo facciamo con un altro servizio che abbiamo realizzato e che non ha nulla a che fare con le aziende. Lo utilizzano privatamente gli utenti tra di loro per organizzarsi. L'obiettivo futuro da parte nostra è quello di, dopo aver completato questa misurazione e sperimentazione dei dati sulle aziende, di mettere comunque in rete i due canali e creare un'unica rete appunto di mobilità aggregata. Dare passaggi nel weekend? Sì, la risposta è sì. Massimo 2 passaggi al giorno. Solitamente in settimana, ecco, se sei un dipendente sarà spostamenti casa lavoro, lavoro casa. Nel weekend, se non sei dipendente, qualsiasi altro tipo di spostamento nel weekend. A noi tra l'altro si possono dare nel weekend qualora lavori nel weekend, quindi. No, perché abbiamo dei clienti che hanno, infatti questa freccetta che vedete sotto l'abbiamo aggiunta dopo, perché all'inizio era lunedì venerdì il calendario, poi ci è arrivata una richiesta, cioè noi abbiamo turni H24 7 giorni su 7, era un'industria in Puglia, e quindi in quel caso ho detto ok, dobbiamo un attimo aprire anche ai festivi. Bene, se non ci Grazie. sono altre domande, vi ricordo se nel caso non l'aveste fatto di firmare all'ingresso foglio firma Non lo so. e riceverete, diciamo, l'attestato di presenza per i dipendenti di presenza anche per i colleghi mobility e anche mettere alcune indicazioni nel questionario che vi ho inviato, che ovviamente non era esaustiva di tutte le questioni che si sono aperte, però mi pareva che sollecitasse già un momento di riflessione alle persone, no? Sulla propria propensione. Va bene, grazie a tutti.